jamais mais morir voudria, porque sempre al silenci que yo no sé dónde cuando es tú a mí. Ciò che tu dici, le queste parole me vas, tu puoi comprendere. D'escolta de l'anterior programa. Ens van escoltar des de Espanya, 53%, Itàlia, el 41%, França, Bèlgica, Regne Unit, Brasil, Suïssa, Russa i les ciutats. Barcelona, el 53%, Roma, el 10%, Milano, el 4%, Madrid, Terrassa, Gènova, Nàpoli, Agro, Mira, Viareggio i Palma de Mallorca. Doncs bé, ara ens ho hem dit en italià la Irene i en català us podem dir que la darrera vegada ens vas escoltar el 53% d'Espanya, el 41% d'Itàlia, després... El bello de la Irene. Italia. En italià, no. Rafael, ho he dit en català. Este el bello de la directa. È bellissimo. È vero. Allora, in italiano, scusate, dall'Spagna abbiamo avuto il 53% di ascolti, il 41% dall'Italia, poi la Francia, il Belgio, il Regno Unito, Brasile, Svizzera e Federazione Russa, questi a seguire. Le città, al primo posto Barcellona, Roma al secondo posto, Madrid, Milano, Genova, Napoli, Palma di Mallorca, Viareggio, Terrassa, Mira, Adro e altre città ancora. Il bello grazie a tutti degli ascolti numerosi che ci date. E questo è il bello del web, no? Esatto. Ebbene, per tutti gli italiani che volete imparare catalano, dove potete imparare catalano? I corsi di catalano del Cervantes a Roma iniziano domani a 1. Di uno dopo potete cercare il sito web e chiedere informazione. Anche possiamo trovare lezioni di catalano nella Università della Sapienza di Roma, sede Marco Polo. Le lezioni iniziano la seconda settimana di ottobre. E anche nel Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi di Salerno offre corsi di lingua catalana. Avanti, imparate catalano! È una bella lingua, no? Che Rafael?
Ah, bene. Allora, a questo proposito, e sempre parlando del web, vogliamo ringraziare Alba Sidera, la nostra amica Alba, che devo dire che attraverso il suo aiuto ci ha pubblicato un bell'articolo sul quotidiano catalano Al Punt Avui, e quindi ha dedicato questo articolo alla nascita della nostra radio. Grazie Alba. La notizia è stata divulgata su, anche su Radio RAC1, e il numero di like e ci ha veramente stupito, e quindi ringraziamo di cuore anche a tutti quelli che hanno partecipato e hanno messo il suo pollice in su. Keep in touch. Doncs bé, com ens ha dit la Montse ara en italià, l'article que va publicar l'Alba Sidera en el diari Avui ens va donar molta publicitat i ha tingut un gran èxit de seguiment, de lectures, i per tant doncs, li volem agrair tot això i estem molt contents doncs, dels vostres contactes i de la vostra lectura. A continuació, música, maestro. Cosa ascoltiamo, Max? Ascoltiamo semplicemente un brano molto carino che, secondo me, se sentite bene il testo, dice delle cose molto carine. Per esempio, ci troveremo la sera sotto un albero e potremo parlare di tutto. Questo è l'intento anche della nostra radio, quindi ascoltiamo con grandissimo piacere Blaumut e il suo Pamboli Sal, cioè pane con olio e sale. Foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Les butxes
assaggeremo algun dia o no? Bueno, clar, traiem agenda. Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Allora, siamo di nuovo qua in studio per ricordarvi un paio di cose. La prima è il nostro concorso di ricette di cucina, oggi ve ne abbiamo data una e attendiamo altri vostri contributi. Esperem, doncs, que pel concurs de cuina ens envieu les vostres receptes el més originals possibles i doncs les anirem enviant a tots els que ens vulguin escoltar. S'accepten totes, dolces, salades, hi ha una gran varietat, doncs vinga. Catalanes, catalanes. La pasta la matriciana o la carbonara che faceva Max a Via Calabria di Barcellona può essere reinterpretata e quindi buttatevi con le vostre ricette le più creative che avete. Però non la pizza con l'ananas, per favore. Avanti con le commistioni culinarie. Bé, i també us hem d'anunciar que el dia 1 d'octubre, que és una data ben assenyalada per tots nosaltres, celebrarem la segona trobada de l'aperitiu dels catalans. Aquesta vegada l'hem anomenat Aperidoc. Serà el dia 1 d'octubre i tindrem, a més de l'aperitiu, la projecció del documental sobre el 20 de setembre amb subtítols en italià. Allora, vi aspettiamo il 1 d'ottobre alle 6, aperitivo alle 7, documentario 20 settembre. Il posto è il Hotel Merkur Roma a Corso Trieste. Si ringrazia, per favore, scrivere una mail per avvisare che venite. Potete scrivere a catalansaroma@gmail.com. Questo evento è stato organizzato per l'Associazione Catalanza Roma e la ANSE Italia. Grazie. E ora un annuncio della Peña Barça. Vai, Max. Allora, tanto ci sono detti di poco questa sera, buona anni a Totò. E per l'ultimo annuncio che facciamo qui, grazie a Radio Catalunya Italia, per tutti i culés che vogliono venire a vedere la partita a San Siro del Barça contro l'Inter di Champions League di martedì 6 novembre, vi ricordo che possono accedere al settore ospiti del Barça solo i soci del club e gli iscritti alla Spegnas ufficiali italiane. Quindi per quelli che vogliono venire a vedere la partita al settore ospiti del Barça e non sono soci del Football Club Barcellona, devono iscriversi entro il 5 di ottobre a una Peña a Roma, a Genova, a Milano con la Lombarda o a Torino, e se ci ascoltano dal Canton Ticino anche alla Peña Ticino, che quindi parla italiano. E quindi, Max, come fanno a contattarti alla tua Peña? Alla Peña di Roma, Roma potete scrivere su Facebook a Peña Blaugrana Roma o su Twitter @BlaugranaRoma o via email a peñablaugranaroma@gmail.com. E vinca il migliore, che sarà? Che è il Barça. E ovviamente giovedì ore 21:30 Radio Barça Italia, speriamo di commentare una bella vittoria del Barça contro il Leganés. Evviva. Carissimi tutti, siamo giunti alla fine di questa puntata. Vi diamo appuntamento al 9 ottobre, martedì 9 ottobre, ore 19:30 circa, come oggi. Circa. Perché ci vogliono sempre i 10 minuti canonici, traffico a Roma è incredibile, quindi potete prendere appuntamento e noi vi aspettiamo con tantissime novità. Cosa avremo di nuovo, Raffaele? Avremo alcuni messaggi.